Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Urlarono tutta la notte. Il mattino dopo, la strada era rossa. Siamo venuti ad abitare qui 2 mesi fa io e la mamma. Il villaggio è protetto dalle recinzioni, ma ci sono troppe persone. La mamma dice che i mostri non possono passare. Dice che da questa parte siamo al sicuro. Mats una volta ne ha visto uno alto come una casa. Ma Mats è solo un bambino, io non gli credo. La mamma dice che non devo avvicinarmi mai alle recinzioni. I mostri possono afferrarmi e tirarmi via, ma io sono grande e non ho paura di niente. Quando un mostro ti rapisce, ti porta nella sua tana e ti rinchiude in una piccola gabbia piena di topi. Il giorno dopo ti mangia. Ieri notte sono uscito di nascosto e li ho visti. Alcuni non volevano farsi vedere, si nascondevano dietro agli alberi e restavano immobili, altri invece camminavano velocemente sulla strada. Il giorno dopo la mamma si è messa a piangere. Allora io le ho detto che i mostri non potevano farci nulla. Io ho il mio simbolo magico. L'ho trovato per terra la settimana scorsa. Quello è uno scudo, mi disse la migliore amica della mamma dopo averlo visto. Tiene lontano i mostri. Mi piace molto, ma non sembra uno scudo. Sembra una stella. Adesso devo andare. I mostri sono attratti dalla sporcizia, si sa, e bisogna mantenersi puliti. Ci stanno chiamando per fare la doccia. Se non vado mi sgrideranno. Quando torno vi racconto di come siamo arrivati qui. Su quel treno c'era tantissima gente.